E sembra ieri che scrissi questa canzone per te stasera. È la frase del pre-chorus. Benvenuti a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazze, qui è Nicola Andreoni che sta parlando, l'autore di questa canzone intitolata Come quelle macchine nere. Tutto quello che sto per dire in questo video è giusto una mia personale interpretazione della lirica della canzone. Naturalmente puoi sentirti libero, puoi sentirti libera di analizzare e di dare a questo testo tutti i tuoi significati grazie alle tue personali esperienze. Buon ascolto, iniziamo. E sembra ieri che scrissi questa canzone per te stasera. Fine strofa, prima di lanciare il ritornello, volevo instaurare, grazie ad un cliché, un'intesa tra me e l'ascoltatore, cantando E sembra ieri che, un dialogo amichevole, spartano, quasi faccia a faccia, dicendo anche E sembra ieri che scrissi questa canzone per te, riportando però l'attenzione dell'ascoltatore nel qui e ora, grazie alla chiusura della frase con stasera, insomma oggi, tra poco, adesso, con sembra ieri che. È un po' il classico modo per dire che il tempo vola, quasi sempre quando ci sentiamo bene il tempo scorre più velocemente, almeno sembra passare, sembra scorrere più velocemente. E anche una cosa successa 6 o 8 anni fa torna cristallina nella nostra testa. Ci ricordiamo i suoni, i profumi, gli odori, le sensazioni che provavamo come se tutto stesse succedendo adesso, o al massimo ieri, appunto. Io con te sono vulnerabile, la tua presenza mi dà delle forze che non ho mai avuto. Io con te sono vulnerabile, la tua presenza mi dà delle forze che non ho mai avuto. Lo yin e lo yang. La vulnerabilità generalmente è vista come una debolezza, una persona vulnerabile spesso è associata ad una persona molto fragile e indifesa. Però subito dopo nella canzone arriva una frase che apre nuovi orizzonti, lo Yang, appunto, dicendo questa nostra storia d'amore mi dà delle forze che non ho mai avuto. Quindi è possibile secondo voi convivere con due emozioni e sensazioni contrastanti e così opposte tra di loro? Cioè sentirsi piccoli e indifesi, vulnerabili appunto, grazie ad una persona, ma allo stesso tempo sentirsi anche potenziati e stimolati grazie alla stessa identica persona. Secondo le filosofie orientali gli opposti creano equilibrio. Non esiste niente di assoluto, ad esempio il bene e il male, dove inizia il bene e dove inizia il male, il freddo e il caldo, quando è caldo per davvero e quando è freddo, soprattutto in relazione a cosa è freddo o caldo. Ad esempio una donazione di 2 euro, è tanto o è poco? Magari se a farla è un milionario che guadagna 270.000 euro ogni giorno è pochissimo. Ma se gli stessi 2 euro sono stati donati da un senza tetto che ha con sé giusto 5 euro, è moltissimo. Quindi ecco che queste riflessioni ci fanno intuire che non esiste un egoismo assoluto e neppure un altruismo assoluto, è solo un gioco di equilibrio, è tutto relativo. E brucio lo sai, come quelle macchine nere d'estate al sole. E brucio lo sai. Stavo cercando di scrivere una frase memorabile, ma non clichettara. Nella mia testa avevo in mente di chiudere il ritornello con una frase fuori da luoghi comuni, epica, ma appunto, come posso spiegarmi, moderna. Una frase chiara, non necessariamente smielata, però potente. Insomma ragazzi, pensiamoci bene, quando il 16 di luglio entriamo in una macchina nera lasciata sotto il sole, tutto quello che desideriamo è raffreddare quell'abitacolo, anche solo di 230 gradi, non so, ecco, potrebbe, già non sarebbe male, sarebbe sempre una temperatura altissima, lo so, ma forse dove la vita umana può continuare a sopravvivere. Scherzi a parte. Tutti noi nel 2023 sappiamo quanto diventano incandescenti le macchine con le carrozzerie nere sotto al sole in estate. Ma adesso, grazie a questa canzone, come quelle macchine nere, possiamo pensare al nostro partner che brucia per noi a quelle bizzarre temperature. E magari diventa meno fastidioso quel caldo infernale. Semplicemente pensando ad una persona che ci piace, sapere che anche lei, proprio come noi, sta impazzendo, sta bruciando d'amore. Noi per lei e lei per noi.
Grazie ragazzi per avermi ascoltato fino a qui con un caloroso entusiasmo. Nicola Andreoni. Yeah, the body knows, yeah, that she doesn't care anymore.